Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 18 agosto. Vediamo cosa c'è sui giornali. Beh, fantastico, fantastico il giornale unico del virus. Oggi non troverete praticamente su nessuna prima pagina quello che è successo sulla conta dei contagiati di ieri. Sapete come la penso? Un contagiato non è un malato, non come la penso io, come la pensano Bassetti, Clementi, Zangrillo, tutti quanti i medici, ma come la pensa il buon senso? Se sei contagiato non sei malato. Ma purtroppo è difficile farlo capire a casa, sempre di più mi devo sforzare. La gente dice: "Porro, ieri difesero le discoteche, non andiamo a scuola, ma difendi le discoteche." A me delle discoteche non me ne fotte nulla. Io non ci vado più in discoteca, purtroppo. Mi ricordo soltanto, diciamo, le passioni infantili per le discoteche. Ma è possibile che non capiate come oggi le discoteche, come potevano essere ieri i caffè, sono semplicemente un simbolo assurdo del comportamento incredibile di un governo che prima le fa aprire e poi le chiude. Cioè, ragazzi, questo potrebbe avvenire su tutto, esattamente quello che tra poco vedremo sulla scuola. Però, in un giorno in cui i giornali non titolano sui contagi per un semplice motivo, no? Ci hanno detto: "La curva sta crescendo." Ieri erano 324 i contagiati, che posto che non sono malati, posto che non me ne fotte nulla, non voglio neanche fare discorso stranieri, italiani, giovani, vecchi, anziani, ma se sono 324 i contagiati, domani magari saranno 450 o domani ritorneranno 150. Nel frattempo questi pazzi su nulla, perché la vera unica cosa ce l'ha spiegata, ce l'ho qua fissa Toti, cioè se ci sono gli ospedali, se gli ospedali sono vuoti, se gli ospedali sono pronti, quello è il problema, ovviamente, ma questa cosa evidentemente non è chiara ai nostri giornali. Il Corriere della Sera oggi. Quindi che cosa si deve inventare? Posto che non ci sono bambini di 5 anni che hanno altre malattie e che sono anche contagiati del Covid, posto che non sono aumentati i contagi. Pensate se invece di 600 fossero stati 900, 600 l'altro ieri e 900 oggi. Picco dei contagi, siccome sono diventati 300, che è dimezzamento dei contagi, c'è un giornale che dice che sono dimezzati i contagi, cioè con la stessa superficialità per cui su un giorno aumentano di 200 i contagi, c'è il picco, ma se in un giorno ne diminuiscono di 300 non c'è il dimezzamento. Questo è il giornalismo unico del virus. E quindi che cosa fa il Corriere della Sera? Una bella foto sulla Spoon River dei morti, già 60.000 adesioni. Peraltro non siamo gli unici. Il New York Times fece durante durante il periodo del Covid più duro le foto con tutti i morti del Covid, come in realtà in maniera veramente incredibile, perché non c'è nulla di eroico in questa morte, c'è soltanto qualcosa di tragico, ovviamente, in questa morte per chi la subisce, di tragico e qualche volta anche di come posso dire, ci possono essere stati degli errori, ci possono essere state delle violenze, quello che volete, ma non sono morti in guerra, non è? E noi facciamo la Spoon River oggi in prima pagina dei morti. Questo è il senso che dobbiamo dare. Poi dopo ci sono altri commenti. 60.000 adesioni, quindi questa è la notizia fondamentale, tanto un po' per tenere alta la tensione, no? Per tenere alta la tensione. Questo non vuol dire non rispettare i morti, questo vuol dire esattamente utilizzarli senza rispetto i morti, perché si vogliono usare i morti senza rispetto. La differenza tra un contagiato e un morto è enorme, è una differenza abissale tra coloro che soffrivano a Bergamo e a Brescia durante il Covid e oggi. Ci sono, cioè è ridicolo mettere sullo stesso piano, ma evidentemente questa roba qui non va. Sulle discoteche loro fanno ricorso al TAR, le cose di cui abbiamo parlato ieri. Sallusti se la prende con quelli, devo dire che lo fa con garbo. Alcuni di voi mi hanno scritto: "Sallusti, state sullo stesso giornale, se la prende anche con te." In realtà lui se la prende con la Santanchè, dice: "Il conflitto di interessi, ci puoi mettere anche Briatore, di quelli che hanno le discoteche e si arrabbiano perché gliele chiudono." Beh, qualche conflitto di interessi in questo senso il mio amico Sandro e il mio direttore ce l'avrà anche lui con la Santanchè, avendola conosciuta benissimo e quindi sa tutte le cose. Dice: "Ma insomma, tu non puoi dire andiamo a ballare senza mascherina avendo l'ospedale vicino pieno di gente." Boh, non lo so se l'ospedale vicino è pieno di gente, so che forse questo clima forte marmino di questo sindaco sceriffo che non viene pagato, per carità, anche perché fino a poco tempo fa faceva appunto il medico e che ha subito piazzato il suo cognato a fare il capo di gabinetto. Beh, insomma, questo sindaco, questa idea fonte marmina, vi prego, amici di Mediaset, non ve la prendete anche questa volta con me, sono stato delicato, eh? Insomma, questo clima forte marmino per cui era stato permesso al Twiga di funzionare e poi dopo il governo ha detto no, 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 non deve funzionare il Twiga, ha contagiato un po' tutti i nostri intellettuali che stanno in quella zona. Fantastica, è il principio di questo governo, no? Loro fanno delle leggi e loro fanno dei decreti in maniera tale che il Corriere della Sera, il giornale unico del virus, dica: "Bravi, complimenti," e anche Sallusti glielo dica. Poi c'è un piccolo problema, dicono: "Non fate venire quelli che sono contagiati a Ibiza, a Corfù o all'isola di Paz, come cazzo si chiama quell'isola della Croazia." Poi dopo
una volta che fanno il decreto, la gente arriva negli aeroporti, come era facilmente prevedibile. Negli aeroporti, nessun aeroporto c'ha la possibilità di fare i tamponi. E il sindacato dei medici di base dice: noi non li facciamo i tamponi. E poi ci sarà il sindacato dell'altra minchia che dirà: noi siamo in pericolo. E poi ci sono gli eroi di serie B che si sentono eroi di serie B. Questa è l'Italia. L'Italia in cui tu pensi di fare un decreto e aver risolto i problemi. E i giornali invece ti dicono: eccolo là. Poi ovviamente noi giornalisti cerchiamo, o i potentoni cercano di trovare un'alternativa, no? L'amichetto, eccetera. Tra l'altro, l'alternativa non è neanche possibile, perché se tu fossi ricco e volessi fare un tampone con un'azienda privata, non lo puoi fare. Sapete perché? Perché se ne approfittano, il decreto del governo, ma le aziende private non lo possono utilizzare. Questo clima di, come posso dirvi, sinistrismo, allarmismo e criminalizzazione mi fa orrore. È quello che sto cercando di dire disperatamente da questi giorni, evidentemente non si capisce. Nel frattempo, quindi, se tu arrivi da Praga, vai bene, se tu arrivi dalla Croazia, no, se tu arrivi da Jean Le Pen non hai nessun problema, se arrivi dall'isola da Corfù invece ce l'hai, i tamponi che non riescono a farti, una cosa straordinaria. Tra l'altro, se tu fossi così pazzo di ritornare in Italia, come dice oggi il quotidiano nazionale, con una frontiera terrestre, può essere che qualcuno vada ancora in Grecia in macchina come ai vecchi tempi, beh, non hai nessun problema. Se vai ai porti c'è una raccomandazione, se vai in aereo con EasyJet invece devi fare il tampone, che non c'è, straordinario. Nel frattempo la cosa che mi fa impazzire è che il racconto di questa festa dei romani a Porto Rotondo, beh, insomma, c'è tutto: i romani bene, Pariolini, Porto Rotondo, la Sardegna, regà, l'abbiamo fatta grossa, scampoli di intercettazione tra i ragazzi. Ragazzi, tranquilli, non è successo nulla, non è successo nulla. Se vi siete presi il Covid, avete 20 anni e state bene, il 90% dei casi di Covid a 20 anni e state bene vuol dire non ospedalizzazione, nessun sintomo. Questo bisogna dire, nel 10% dei casi sono cazzi vostri, questo può succedere, esattamente come quando vi andate a fare i vostri rave, quando vi avete a fare le vostre trombatine non diciamo con i canoni di rigore con cui dovreste farle, ecco, esattamente la stessa cosa, esattamente quando prendete l'auto all'uscita le discoteche. In Italia sono morte 1700 persone in auto, quindi, cioè, cerchiamo di mettere i rischi nel loro posto, ma questo i giornali ovviamente non lo fanno, perché adesso questa idea della festa di Porto Rotondo, che succederà un casino a Roma, è su tutti i giornali. Questi sono andati alla festa di Porto Rotondo ed è successo un casino, una settimana i ragazzi insieme ad agosto, pensa che scandalo, una settimana i ragazzi insieme ad agosto, e pensa che scandalo, sono andati anche in discoteca, stronzi, perché siete andati in discoteca ad agosto una settimana e siete stati insieme e siete stati magari anche un po' promiscui. Beh, io non mi sento di attaccare dei ragazzi che sono stati una settimana da soli a Porto Rotondo, o che sono stati a Gallipoli, o che sono stati... Se voi genitori bacchettoni li volete attaccare, teneteli a casa, non rompete le balle, teneteveli a casa, se non li volete li tenete a casa. Non penso che quelli siano andati a Porto Rotondo così perché si sono svegliati la mattina. Vabbè, comunque a Porto Rotondo forse bisognerebbe indagare su chi fine ha fatta la violenza sessuale fatta dal figlio di Grillo, ma su questo ovviamente i giornali non si interrogano, perché il problema è l'emergenza Covid. Nel frattempo è fantastico Ricciardi, il consulente di Speranza, sapete che dice oggi? Sul Messaggero, tac! Quello che vi avevo raccontato l'altro giorno, ve lo dico io, scuole e riaperture a rischio, scuole, riaperture a rischio. E qui il pezzo di Giordano è il pezzo che vi fa venire i brividi sulla verità, perché Giordano dice: sì, hanno detto che si erano sbagliati, ma nei protocolli che oggi prevedono che se c'è un malato in una classe si chiude la classe, tutti quelli che hanno avuto contatto con quella classe, quindi praticamente si paralizzano le scuole. Beh, Giordano vede che nel protocollo tecnico c'era scritto che un ragazzo che avesse avuto 37,5 di febbre sarebbe stato messo in isolamento in un'apposita aula della scuola, quindi in una prigione all'interno della scuola, e i genitori non avrebbero potuto contattarlo e vederlo. Questo è come ragionano Ricciardi, questi pazzi dittatori sanitari, zitti e muti finché non vi capite. Tra voi, finché, cari nonni, cari genitori che ce l'avete con me, dite: porro che difende le discoteche, quando vi cazzo capita un vostro figlio che non potete neanche vederlo, e lì iniziate a piangere e dite: oh madonna mia, non posso vedere neanche mio figlio, quando arriverete all'aeroporto e non potrete fare il tampone, lì inizierete a piangere, quando vi chiuderanno la vostra azienda dopo che vi hanno detto non è una discoteca che poteva aprire,
lì vi metterete a piangere. Ora zitti e muti, tutti pipa, ah no, dobbiamo stare attenti, eccetto, finché non vi colpisce a voi, ve ne fottete, chiaramente. Ma la libertà è una cosa che poi è una specie di ossigeno col quale viviamo tutti. Ma comunque, sul piano scuola stiamo parlando di un ritardo assurdo. Chiara Saraceni, oggi su Repubblica, pone una domanda fantastica. Abbiamo detto che dovevamo convivere con il virus, e questo è il modo di convivere con il virus, attraverso le emergenze. Condivido al 100% quello che dice la Saraceni oggi su Repubblica, perché se la condivisione è quella di isolare un bambino, chiudere la scuola, mettere i banchi a un chilometro, cosa che poi non arriveranno mai, e affidare sta roba a der commissari, voi capite che siamo nella follia più totale. Nel frattempo i presidi dicono toc toc, scusami, ma noi abbiamo una responsabilità penale se si ammala uno di Covid, perché questa è l'altra grande assurdità. Beh, io sono d'accordo con i presidi, però cari presidi, siete gli stessi, vi prego che facciate un po' di informazione, come sto disperatamente cercando di fare io, e di non drammatizzare la cosa. Voi non volete la responsabilità penale, i medici di base non vogliono fare i tamponi, i genitori si arrabbiano se i figli vanno a Porto Rotondo, il governo chiude le discoteche, nel frattempo ha ragione l'Avvenire, e i rave che facciamo? Ve lo dico io, andremo tutti a fare i rave, perché saranno chiuse le discoteche della Sant'Anché, e andremo, e il vibriatore, ci andremo a fare i rave. Sto a scherzare, perché io i rave non ci vado, ma in fondo ci vorrei proprio andare. Sala, secondo il oggi il Fatto Quotidiano, è una specie di giornale onirico, diventerà, non vuole più candidarsi a fare il sindaco di Milano, ma vuole fare il capo della nuova rete unica della TIM. Questo si sarebbe detto con Grillo. Boh. Beh, ma poi il pezzo più bello è sui grillini oggi di Travaglio, perché l'argomento retorico di Travaglio è non difendere la posizione dei grillini, ma attaccare coloro che criticano i grillini. E quindi che cosa dice? Voi che dicevate che era ridicola la regola del doppio mandato e poi via, adesso dite che è ridicolo il fatto che i grillini abbiano cambiato la regola del doppio mandato. E no, ma la logica non è così, è una cosa pazzesca, cioè veramente lui non critica il cambiamento incredibile e incoerente dei grillini, ma critica coloro che criticavano quell'atteggiamento. Così vale tutto anche il fatto che l'ultima cosa che ci spiega che il Movimento 5 Stelle e loro non sono mai stati contro i tunnel. Cioè Travaglio oggi, siccome vogliono fare il tunnel sotto il ponte di Messina, sotto lo stretto di Messina, dice noi e i grillini non siamo mai stati contro i tunnel. E no, quello della TAV, sì, quello della TAV era di 60 km e poi non serviva a nulla, mentre quello serve. Improvvisamente loro sono a favore dei tunnel e non dei ponti, quindi voi mi dovete spiegare la logica per cui i tunnel sì e i ponti no, i tunnel sì sotto Messina ma non sul Frejus. Vabbè, insomma, è barzelletta allo stato puro. E il giornale invece, sempre sui grillini, dice che probabilmente il movimento Di Maio se lo vuole riprendere si vuole riprendere il movimento. Fantastico, vado velocemente, altre due o tre cose. L'INPS sbaglia, mi rendete conto? Noi ci siamo affidati a questo tridico e l'INPS mette negli sgravi al sud l'Umbria, poi viene tolta, poi viene rimessa, poi viene fatta un'errata corrige nella Gazzetta Ufficiale. Cioè noi affidiamo all'INPS la decisione se mettere o non mettere 3 milioni di sgravi fiscali, perché sono 3 milioni di lavoratori dell'Umbria, lo cita il Messaggero, e non riescono a capire se metterli o non metterli. Pensate un po' voi quanto rendono complicate le norme per loro stessi. Nel frattempo Cottarelli Repubblica dice che i conti sono tanto peggiori, molto peggiori rispetto al DEF. Brutta notizia per quelli che hanno occupato di economia come me per anni: morto Romiti. Solo Toni Damascelli oggi lo segnala sul giornale, raccontando l'importanza di Romiti. Oggi avrete tutti i giornali pieni e i siti pieni. Blocco di licenziamenti: ci sono oggi 6 esoneri diversi dal blocco di licenziamenti. Ve ne reggo alcuni per farvi capire il mondo assurdo in cui viviamo. Beh, tu non puoi bloccare i licenziamenti se fallisci. Oh, grazie. Se tu sei morto, non puoi vivere, grazie, altro che comma 22. E poi se tu sei fallito non puoi evitare di licenziare, e se ho fallito, grazie. Beh, è una cosa straordinaria, leggete sul Sole gli esoneri, i blocchi di licenziamenti, e capite che siamo dei pazzi scatenati. Come questo Green New Deal, questa minchiata di cui si riempiono tutte le bocche, sarà, dice in un pezzo bellissimo Santilli oggi sul Sole 24 ore, un altro grande mostro burocratico che ingesserà il sistema e l'economia italiana. 105 articoli, la bozza partorita da Costa. Immaginate poi voi che cosa possa avvenire in una bozza partorita dal ministro dell'ambiente, che è quello che blocca le raddoppi delle strade perché ci sono i nidi degli uccelli. Intervista oggi di Cremonesi, dice in Libano non l'hanno raccontata tutta sulla esplosione al porto. E poi la storia dei pinguini in Thailandia, gli oppositori, 10.000 ragazzi che senza mascherina si oppongono al re. Direi che per oggi è tutto, le notizie sono moltissime sul sito nicolaporro.it, tutte le informazioni aggiuntive. Ciao.